Sì, utilizzo lo strumento della dichiarazione di voto per rassicurarvi sul fatto che conterrò le mie osservazioni nello spettro dei 5 minuti, ovviamente, quindi non ho chiesto di intervenire prima. Io ero personalmente contrario a che il tema della scuola fosse portato ad un dibattito consiliare, non perché non stimi ovviamente la scuola e il tema scuola un tema centrale nella dinamica democratica. Io sono figlio di una maestra elementare e sono stato allevato, educato con l'idea che la scuola sia il fulcro di un'esperienza democratica e repubblicana sostanzialmente. Ero personalmente contrario piuttosto perché conosco quelli che sono i limiti e le competenze specifiche dell'ente nel quale io mi trovo ad operare e a ricoprire un incarico elettivo sostanzialmente. E per me questo è un elemento piuttosto importante perché la presentazione di una mozione su un tema scuola che ha una portata più ampia di quello che è il problema dei corsi serali sostanzialmente, che muove dai corsi serali per introdurre un tema di riflessione più ampio, introduce un profilo di rischio non da poco, cioè che si vada a votare in maniera congiunta fra maggioranza ed opposizione, certificando sostanzialmente la propria impotenza, diciamo una constatazione amichevole di impotenza, perché ci stiamo collocando in uno spettro che obiettivamente esula da quelle che sono le competenze proprie dell'ente in sostanza. Io ho una sensazione che se valutiamo a fondo quelle che sono le implicazioni che derivano da un voto congiunto di maggioranza e di opposizione in ordine alla mozione presentata dal PD, mozione che nel merito ovviamente io condivido, ci mancherebbe altro, in ogni suo passaggio condivido, bene, non possiamo fare a meno di valutare quelle che sono le ricadute che evidentemente ne derivano, perché la messa a rischio del tempo pieno al terzo circolo, il rischio concreto che vi possa essere la soppressione dei corsi serali per l'alberghiero, tutto il quadro di destrutturazione della scuola nel Sulcis Iglesiente è il portato e la conseguenza specifica del combinato disposto della riforma Gelmini e della finanziaria di Tremonti. Io vorrei che su questo punto ci fosse chiarezza e ci fosse un riconoscimento obiettivo. Quindi votare in modo congiunto questo dato significa assumere una posizione politica che è ben chiara e ben definita, perché si certifica a livello locale il fallimento di una coalizione a livello nazionale. Questo secondo me è l'implicazione politica che deriva da una scelta di questo tipo. È una certificazione locale di un fallimento che opera a livello nazionale, che io mi posso attendere in linea di massima dai colleghi dell'UDC, visto che l'UDC a livello nazionale ha assunto senz'altro un atteggiamento di forte critica rispetto alla riforma universitaria della Gelmini e rispetto a questa finanziaria di Tremonti, che non a torto è stata definita da più esponenti UDC come una macelleria sociale. Ma ho qualche dubbio e qualche perplessità che possa essere accolta una certificazione di questo genere da chi non più di 2 mesi fa si è presentato al cospetto degli elettori sotto il vessillo Berlusconi per Iglesias. Ho dubbi o perplessità con riferimento a questo aspetto. Né d'altra parte mi sento di accettare che il discorso venga, come dire, trascinato dal quadro nazionale a quello regionale, per dire abbiamo risolto sulla base di un altro equilibrio di coalizione, perché permane il problema, consigliere Carbini, a mio modo di vedere, perché la regione ha una competenza specifica in materia di riorganizzazione delle reti scolastiche, e quella di cui lei ha fatto menzione leggendone un passo, altro non era se non una lettera scritta in cui si pietiva una deroga per riuscire a far fronte ad un'emergenza, non era altro. Non c'è una soluzione al problema che si ponga come prospettiva, perché non vi può essere una soluzione al problema che si ponga come prospettiva, perché la prospettiva è drammaticamente invece quella che ha rappresentato Marta Testa con la lettura di quel passaggio di Piero Calamandrei del 1951. Consigliere di Dacci, è drammatico ma è così, 50 o 51, gli anni sono sostanzialmente quelli, non cambia granché. Quindi io ovviamente ho da esprimere una piena volontà di SEL, del gruppo che io rappresento, di votare a favore di questa mozione e auspico chiaramente che tutta la maggioranza la voti, ma auspico che la maggioranza si faccia carico di valutare quelle che sono le implicazioni che derivano da questo dato, nell'ottica politica e nella valutazione di quello che è il quadro, evidentemente, nazionale e regionale, anche con riferimento a questo tema. Grazie. Grazie, consigliere Pini.